but now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Cambio di programma. Ieri avevo fatto due video che pubblicherò stasera insieme a questo, o quelli che ne vengano fuori, e volevo mettere le luci al carrello, ma visto che piove mi sa che oggi si farà un altro tipo di lavoro. Facciamo scaldare la signora. La comodità degli antiturbo, che bellezza. Che giornata! Ti pareva? Umidità, poi, ho
fatto passare un cavo che da lì sotto il cassetto portagetti va praticamente, cammina qui dietro tutto lungo il sottovetro e passa vicino ai tergiristanni. Quel cavo lì ogni tanto, quando prende umidità, si vede trasferisce corrente positiva al motore dei tergiristalli e mi fa partire i tergiristalli di continuo. Infatti ora, quasi quasi, questo cavo qui che ho messo, perché il faro di qua non mi funzionava più, io lo stacco, lo levo da davanti a tergiristalli, lo faccio passare davanti al muso della macchina e vado al faro sinistro e vediamo se quando riaccendo fari parte la seconda velocità. Perché ora io spengo tergiristalli, spengo fari, se ne vado a riaccende, ora non lo fa. Però ogni tanto tergiristalli spenti, si accendono tergiristalli perché accendo fari. Andiamo, andiamo di fare qualche traversino. Vediamo un po' se... Sì. Thank you.
mano non tira più. Mantenendo la leva originale.
tutti. Il cambio è sempre quello del 3000, ragazzi, eh? Vero che piove, vero? Vedete, anche questa cosa qui, no? Quelli che vantano una tenuta di strada eccelsa della 75, no? Allora, da una parte è vero, ha una tenuta di strada molto alta per gli standard degli anni 90. Oggi non ha paragone. Allora, questa tenuta di strada ce l'ha su strada asciutta. Su strada bagnata, ragazzi, la medaglia si rovescia. Quindi chi parla della 75 dicendo che ha una tenuta di strada su tutte le condizioni dovrebbe un attimino guardare per bene le cose. Che la 75 sì, è incollata a terra come tenuta di strada in una maniera particolarmente efficiente, ma quando diventa bagnato la 75 diventa imprevedibile. Eppure io c'ho la macchina che è del tutto originale e monta il cambio del 3000, quindi è un cambio più lungo e fa questi lavori qui. Quindi tutta questa sua tenuta non c'è sul bagnato, non c'è, non è fuori discussione. Cioè è una macchina che, per amor di Dio, per gli standard degli anni 80-90, bastonava le BMW in pista. Vero che in pista poi tutti gli accorgimenti venivano fatti in un'altra maniera, la macchina veniva stravolta e di serie, di originale non c'era più nulla, tutto vero, però dire che ha una tenuta di strada eccelsa anche su bagnato si dice un'emerita stronzata. Perché sul bagnato lei diventa pericolosa se non la conoscete. Ora arrivo subito. Bravo duro, l'ho lasciato a marcia. Allora, ho preso il filo per quanto riguarda il lavoro che volevo fare al carrello. Vediamo un po'. No. Insomma, ragazzi, il discorso è questo. Chi dice la 75 è un binario dovrebbe un attimino parlare in maniera sincera. Ora io, sai, la conosco, è 15 anni, 18 anni vedi che sono, che ci sono sopra, quindi diciamo che quando decide di fare determinate, tra virgolette, stronzate, la percepisco prima. Però, ecco, quello che voglio dire è questo. A quelli che parlano bene, che poi non gli posso dire che parlano male, parlano bene, della 75, quando c'è qualcosa che viene detto male, correggo.
però tutto sommato quando viene dette le cose giuste non dico nulla. Il problema fondamentale è che sento spesso, poi è il cratere che è formato, sento spesso quelli che la 75 è inchiodata a terra, è incollata all'asfalto, non si sposta, non perde aderenza, tutto vero, anche il discorso che ti dicano che la macchina è sincera, cioè nel senso ti avverte e ti perdona magari a volte qualche errore, è vero, tutto vero. Questo però fino a un certo punto, perché finché si parla di strada asciutta, la macchina, sono io prima a dirlo, sta attaccata a terra. Strada asciutta. Quando si parla di strada così, sta attaccata a terra, soprattutto l'anteriore, perché se arrivate su una curva sopra pensiero e andate normali, la sentite che davanti tira dritta, va sotto sterzo. Io ho sempre detto, preferisco che la macchina mi vada in sovrasterzo, per chi non è addetto ai lavori, sovrasterzo e sottosterzo sono due situazioni uguali ma diverse. Uguali nel senso che è una perdita di aderenza della macchina, diverse perché è proprio il modo in cui la macchina perde aderenza che è diverso. Il sottosterzo ti entra in curva e la macchina invece di chiudere la curva la allarga, cioè va fuori. Se io ho una curva a sinistra e vado in sottosterzo, io vado nel fosso lato di qua. Il sovrasterzo è quando è il culo che mi esce. Le piscine, non è più il muso a perdere aderenza ma è il culo che la perde, come ora, sentite? Questo ha fatto il sovrasterzo. Sottosterzo e sovrasterzo nello stesso momento e non stavo neanche accelerando in questo caso, quindi ecco perché vi dico, chi dice che la 75 è un binario e non perde aderenza dice ne merita stronzata, perché io in questo momento non ho toccato gas, è andata via di muso e poi successivamente di culo. Ripeto, io sono un caso a parte, un'altra persona sarebbe andata nel panico, avrebbe sbatacchiato la macchina. Io sono un caso a parte perché ho 18 anni che ho la patente, 18 anni che ho il culo sopra queste macchine lì e le conosco come le mie tasche. BMW è un caso a parte perché BMW proprio, dove lei tiene anche sul bagnato BMW senza elettronica, mira al dito, ma perché la BMW rispetto all'Alfa dei tempi dei STV avevano delle differenze abbastanza sostanziali e la differenza principale è il bilanciamento del peso, il che vale a dire che l'Alfa, come tutti sappiamo, aveva e ha quelle che sono ancora in piedi, il bilanciamento del peso 50-50, quindi all'avantreno e al retrotreno ha lo stesso peso.
più o meno, perché poi se andiamo a vedere la differenza di qualche chilo c'è lo stesso. BMW dal canto suo ha motore, cambio, tutto davanti, di dietro c'è il differenziale e basta, quindi ha un peso sbilanciato del 70-30. E quello vuol dire, soprattutto vuol dire se vogliamo fare una curva abbastanza veloce, cosa che con l'Alfa la fai e con BMW anche no. Ora ragazzi, devo fare due cose al volo: spostare lo scooter, aprire il garage e cercare di non bagnarmi come un pulcino. Il babbo voleva fare anche il lapino oggi, ma mi sa che non lo fa. A vedere se è la chiave giusta. Sì, è la giusta. Che ho caricato la batteria, voglio vedere se parte.